Il Mercato Meraviglia è una fiera del design indipendente che vuole promuovere la creatività emergente e i prodotti fatti a mano di alta qualità. Prende spunto dalle fiere che si fanno di solito in Sud America, in Messico. Infatti questo è un evento che si chiama Mercato Maravillas in Messico ed l'abbiamo voluto riportare a Napoli per dare uno spazio alla creatività all'interno di una cornice bellissima come quella di San Giuseppe delle Scalze, per valorizzare mutuamente le due cose, quindi il design indipendente, la creatività dei giovani e un bene architettonico di alto pregio che è la Chiesa delle Scalze, che è un bene pubblico che altrimenti sarebbe chiuso e abbandonato. Invece noi vogliamo appunto dare diffusione sia alla creatività che al bene. Siamo con Eleonora Castaldo di Ice Cream Cosmetici. Dici un po' cosa avete portato qui al Mercato Meraviglie. Allora, noi qui stasera abbiamo portato diversi prodotti naturali che facciamo noi in casa. Sono degli saponi, dei detergenti, delle creme, tutte naturali, tutte bio. Noi amiamo il mondo e preferiamo utilizzare delle cose un po' più ecologiche e biologiche. Senti, questi prodotti che sono poi dei cosmetici veri e propri li fate voi in casa? Sì, li facciamo noi in casa, sono un piccolo nostro laboratorio dove utilizziamo i prodotti naturali anche che si reperiscono in casa, come la cera d'apio e il miele, per fare questi semplici prodotti che tutti possono utilizzare. Questa fiera, oltre a promuovere il design, vuole promuovere anche tutti i tipi di arte, quindi a fianco appunto agli stand degli espositori con i loro prodotti ci sono anche degli eventi collaterali come le visite guidate alla Chiesa delle Scalze, spettacoli teatrali, concerti come questo della Scalza Banda, un altro dei progetti che animano questa chiesa. Esmeralda, invece tu cosa porti qui a questo mercato? Ho un progetto che sto sviluppando in questo periodo, è quello di trasformare i disegni dei bambini in giocattoli, quindi o nella bambola di pezzo o nel burattino di legno, in modo da far diventare il disegno un vero e proprio oggetto tridimensionale. E non solo, c'è proprio un messaggio, un valore etico che voglio trasmettere, è quello appunto di riutilizzare le cose che si trovano in casa per creare giocattoli senza doverle comprare all'esterno, ovviamente.